Sorrento celebra l'opera prima di Sebastiano Rizzo, Nomi e cognomi, film di impegno civile che narra l'altra Italia, quella vera, quella non fatta di denunce, di inchieste, dove un giornalista, pur di riscattare la sua verità, è disposto a confrontarsi col potere occulto, in questo caso la malavita organizzata. Ciao cara, tutto bene? Figura affabile, modesta, semplice, onesta. Ci incontriamo di nuovo qui alla 37ª edizione della giornata professionale del cinema di Sorrento in occasione di quest'anteprima, Nome e cognome, un film di impegno civile che narra un'altra Italia, quella vera, non quella oggetto di denunce, di inchieste. Un ruolo che ti vede quasi essere invadente con questo giornalista che a tutti i costi vuole riscattare la verità. Deve essere il caposaldo per te e la famiglia da sempre, no? Io condivido l'idea di combattere per la libertà, però la cosa che in assoluto poi prevale è il senso della famiglia, la protezione. Quando poi lui, con questa sua lotta disperata nel far vincere la verità, mette a rischio la vita delle mie figlie, logicamente lì da mamma cerco di riportarmi a casa l'amore per di lui e di salvaguardare la sua vita e quella della mia famiglia. A proposito di amore, tu da sempre vicino alle cause sociali, no? L'amore colpisce solo il cuore, per il conto dell'intervita, sempre a difesa di queste donne, per dare voce a chi vengono colpite nel loro silenzio e non riescono a reagire. Guarda, purtroppo ancora troppe donne subiscono violenza e troppe donne non denunciano per paura e troppe poco leggi che non tutelano abbastanza le donne, quindi non bisogna mai fermarsi, bisogna sempre continuare a dire abbiate il coraggio di denunciare, fatelo, io sono qui per loro. In ultimo. E comunque la vita è troppo, troppo breve per viverla piena di umiliazioni e di violenze. Se Massimo ti ha insegnato la semplicità, tuo padre recentemente scomparso ti ha insegnato l'onestà e l'unicità a questo punto. Vedi che sei informato. Guarda, queste sono le basi della mia vita e penso che dovrebbero essere le basi della vita di tutti per vivere in un mondo migliore. Ti ho visto in una veste da pin-up, non è da te, strano. Anche... Però per una buona causa. Prima di tutto l'ho fatto con un grande fotografo che è Douglas Kirkland e poi tutto il ricavato del libro andrà alla Pangea, che si occupa appunto della violenza contro le donne, e alla Susan G. Komen, che si occupa tramite il professor Riccardo Masetti per la lotta ai tumori del seno. La trasmissione, siamo i protagonisti, un tuo saluto a chi ci sta guardando in camera. Un bacio a tutti voi, buona serata. Grazie cara. Ciao. Grazie. Grazie a te. Se passiamo dopo c'è una... Tanto entro, non sono loro che si autogestiscono. Ci siamo? Gentili telespettatori di protagonisti, abbiamo incontrato in occasione della 37ª edizione delle giornate professionali di Sorrento un regista, un attore che oggi scopriamo anche come regista per quel che concerne il lungometraggio. Lui è Sebastiano Rizzo. Ciao, innanzitutto benvenuto. Benvenuto, grazie. Hai parlato di quest'opera prima, tu da sempre sei vicino al sociale e al civile, no? Nomi e cognomi, questo film appunto di impegno civile che narra un'altra Italia, quella vera, quella non fatta di indagini, di inchieste, no? Ma di quella che tocca con mano, quella che è la vera verità di fondo. Esatto, sì, abbiamo voluto raccontare in questo film un'Italia che tutti desiderano, che tutti conoscono in realtà, ma che nessuno ne parla. Questa è la realtà, no? Quando oggi in altre interviste ci hanno chiesto ma questo film narra di un eroe? No, perché l'eroe non è quello che fa il suo mestiere. Qui è la storia di un giornalista che fa semplicemente il suo mestiere, come potrebbe essere qualsiasi altro professionista. Tu da sempre sei vicino appunto alla verità, no? Anche col corto La ricotta e il caffè, dedicato al giornalista Fava, no? Anche lui lotta appunto con queste organizzazioni malavitose. Anche ci sono anche degli equilibri precari, mi immagino anche tu quanto hai dovuto lottare, però questo ti rende onore e ti gratificherà senz'altro, perché avere una coscienza sociale così pulita, questo ti porterà avanti in una società disastrata e corrotta come la nostra. No? Sì, a me piace molto raccontare queste storie, partendo appunto dal cortometraggio La ricorda caffè, che narrava un po' l'animo di un giornalista come Giuseppe Fava, perché in un quarto d'ora non si può raccontare una vita, ma di nessuno, voglio dire, specie di un giornalista di questo calibro. Da lì è nato il film, ispirato
ispirato in qualche modo, vedendo che è una storia abbastanza importante, ci siamo voluti sbizzarrire nell'improntare, regalando o in qualche modo dando evidenza a questo mondo di giornalisti sani che ci sono, e ce ne sono tantissimi, che in qualche modo non riescono ad avere quella vetrina tanto meritata perché fanno semplicemente il loro mestiere onestamente. Ricordiamo che tu sei anche un attore, Le mani dentro la città per la regia di Angelini, esatto. Un cast eccezionale, e poi i risultati si vedono, una fiction di successo. Una fiction di gran successo, Angelini è stato straordinario nel dirigere dopo Il clan dei camorristi, ha fatto Le mani dentro la città, dove protagonista c'è un Marco Rossetti che è anche protagonista del nostro film, ricordiamoci che sono i miei cognomi, il braccio destro del nostro Ricolo Verso è Marco Rossetti, quindi sono molto contento, devo dire è un momento interessante, buono. Tu stai lavorando altre due storie vere, una sulle scomparse e sulla mancanza da parte delle istituzioni a cercare di dare una mano e venirne a capo, no? Di queste storie, di queste presenze perse così apparentemente nel vuoto. Sì, è un mondo particolarissimo questo. Io ho proprio in casa una carissima amica alla quale gli è sparita la sorella e dopo anni e anni di cercare di capire le motivazioni, i perché, i per come, dove non se ne esce a capo facilmente, ho notato non tanto, cioè, quello che voglio riuscire a raccontare in un film, non tanto il perché spariscono le persone, perché le motivazioni sono vaste e sono tante, non riusciremo mai fuori, ma quello che patisce la famiglia e il mancamento che c'è da parte del governo, un'istituzione che aiuta, sostiene e che dà in qualche modo degli aiuti per cercare di capire un percorso di dove sono finite queste persone. E c'è dietro un mondo immenso, quindi secondo me è interessante e utile raccontare questo mondo particolare che hanno queste famiglie e le sofferenze che hanno. Quindi, guardando poi in avanti, quanto è la cultura a questo punto al centro, dovrebbe essere al centro della società, proprio per scuotere anche le coscienze di noi cittadini? Assolutamente sì, secondo me bisogna raccontare non solo, cioè secondo me è ottimo avere film, commedie, romanzi che facciano ridere e quant'altro perché sono fondamentali e guai chi li tocca insomma in qualche modo, perché sono fondamentali, però secondo me ogni tanto far uscire un film che faccia riflettere di quello che è la realtà italiana, non una presunta realtà inventata perché poi la si trasforma in film, ma raccontare storie vere di fatti realmente accaduti. Forse non servirà a nulla, ma magari una piccola goccia in un oceano, se si riesce a far partire, è un meccanismo che tutti quanti facciamo il nostro, forse riusciamo ad aiutare qualcuno, forse. In un clima di recessione come questa, come vedi, il cinepanettone non tira più, no? Le commedie diventano sempre più impegnate, un motivo forse di fondo ci sarà, che il pubblico forse si sta evolvendo. Sì, forse perché diciamo i cinepanettoni io li trovo anche carini, nel senso che in un sistema anche quello fa parte, perché far sorridere la gente in un periodo specie come questo qua di crisi, di problematiche, bisogna far ridere la gente, quindi ben vengono i film cinepanettoni. È ovvio che su un parterre di 50 film, 48 sono film panettoni, cominci a saturare un po' anche la gente che si stanca e vorrebbe vedere anche altro. Infatti a proposito di altro, vedi Luca Miniero che è campano, anche quest'anno ha vinto il biglietto d'oro con Un boss in salotto, su queste famose contraddizioni ci ha ricavato un successo. Esattamente, esattamente, eravamo proprio la settimana scorsa in un festival dove era stato premiato appunto La ricotta al caffè, dove c'era anche Luca e lui la pensa allo stesso modo, ogni tanto raccontare anche in chiave comica se vuoi, ma una realtà non fa male, voglio dire, bisognerebbe provare ad azzardare un pochettino di più nel chi fa questo mestiere, che ha questa possibilità di raccontare e portare dentro le case determinati temi, riuscire ad azzardare un pochino non farebbe male. Anche un modo per coinvolgere e identificare anche lo spettacolo, in questo caso il cinefilo, no? Esatto, sì, perché sai quanta gente che ha delle problematiche si intravede in quello che tu racconti, ma non può intravedersi solo nella grassa risata che, ribadisco, ci sta, bisognerebbe far ridere riflettendo. In attesa dell'opera seconda, e visto il tuo marchio e il tuo stile, riuscirà senz'altro. Un saluto a chi ci sta guardando, la trasmissione si chiama I Protagonisti. Allora, un saluto ai protagonisti, vi auguro un buon Natale e ci vediamo presto. Grazie, caro. Grazie a voi. Grazie. Gentili telespettatori dei protagonisti, siamo in compagnia di un artigiano del grande schermo, lui è il siciliano Ricolo Verso. Ciao e benvenuto. Ciao a te. Grazie per la definizione che mi piace moltissimo, artigiano. Allora, Enrico, ci incontriamo in occasione di quest'opera prima del regista Sebastiano Rizzo, Nome e cognome, questo film di impegno civile che racconta un'altra Italia, quella vera, non fatta di denunce, di inchieste.
dove appunto questo giornalista è impelagato in questa lotta occulta contro il potere della criminalità, fa di tutto per riscattare la verità e raccontarla. Sì, è un personaggio che mi ha dato molte soddisfazioni, perché personaggio innanzitutto di cui senti una grossa responsabilità nel momento in cui ti impegni a rappresentarlo. È bello rappresentare qualcuno che ama il proprio lavoro e lo fa dando un senso a ogni momento della sua giornata e sapendo che quello che fa poi potrà essere utile a chi legge, a chi ha voglia di capire e chi vuole informarsi. Figlio di ingegnere, mamma insegnante, no? Penso l'avrai fatto soffrire perché ti sei iscritta a ingegneria, apprezzavi l'insegnamento, però che è successo? No, non hanno sofferto, anzi erano molto, molto straniti quando poi mi sono iscritto all'università, perché sapevano che avevo questa idea e conoscendomi sapevano che non avrei cambiato strada tanto facilmente. Infatti non ci hanno mai creduto al fatto che mi fossi iscritto all'università e sapevano invece che avrei continuato in questa direzione. Gianni Amelio allora ci ha visto lontano con te. Devo dire, con Gianni è stato un ottimo rapporto e spero che continuerà ancora a lungo. Devo dire, è sempre un mio punto di riferimento nelle mie decisioni e quando bisogna d'aiuto, per fortuna che c'è Gianni sempre. Mi spiega, un idolo mediatico anche del piccolo schermo, da poco anche se è subentrato nel cast di 100 vetrine, e proprio la TV sei sempre stato un po' allergico, però questo ti ha dato la possibilità di frequentare di molto anche tuo figlio Giacomo in chiave adolescenziale, no? Allora sì, devo dire che il rapporto con la televisione negli ultimi anni è molto cambiato rispetto a quando ho iniziato io a fare l'attore, a fare cinema. Adesso è un'altra entità, è un'altra situazione. Poi soprattutto la 100 vetrine è una cosa che mi piace tantissimo. L'ho iniziato un po' così, titubante, un po' per prova, poi invece mi ci sono buttato capo e collo, perché ho trovato innanzitutto una palestra fantastica, una delle cose più difficili una delle mie esperienze più difficili e quindi più importanti, assolutamente. In ultimo, testardo, orgoglioso, ma innamoratissimo della tua Elena, no? Ormai sono 25 anni, è un modo per riconoscersi e scoprirsi giorno per giorno con lei? Diciamo che siamo coerenti, stiamo bene, non vedo il motivo per interrompere. Squadra che vince non si cambia. Applauso. La trasmissione siamo i protagonisti, con tuo saluto a chi ci sta guardando in camera. Ciao. Ciao, grazie. La ricerca della verità, il coraggio della denuncia. Ecco, queste sono le nostre armi, ma ragione. La gente ha bisogno di sapere quello che succede. Siamo giornalisti. E in quanto giornalisti dobbiamo ricercare la verità, e le verità raccontano i fatti. Noi stiamo assistendo ai soliti passi della criminalità organizzata. Questa foto, piazzata in prima pagina. Gentili telespettatori dei protagonisti, in occasione dell'anteprima qui a Sorrento delle giornate professionali del cinema, ho incontrato un volto storico televisivo che stasera ho apprezzato di essere anche un volto interpretativo. Dell'anteprima, dell'opera prima di Sebastiano Rizzo abbiamo incontrato Mingo De Pasquale. In questo linguaggio appunto tra satira e denuncia, no? Appunto Striscia. Non si rischia poi di diventare troppo un personaggio poi di nicchia a questo punto? Bah, no, Striscia, no, riguardo Striscia assolutamente, magari possiamo essere molto identificati televisivamente, però poi artisticamente si può fare tanto altro anche. A proposito di tanto altro, infatti hai fatto un giusto inciso, tu hai fatto anche una scuola teatrale a Roma, sì, appunto questi corti indipendenti, sì, ecco, no, perché la gente pensa che ci sia arrivato lì, no, per caso. No, assolutamente, beh io dopo il, insomma, bazzico nello spettacolo, ormai da tanti anni ero bambino e facevo, tu immagini, ho cominciato facendo l'imitatore, le imitazioni, ho cominciato con i professori a scuola come tutti, poi sono passato a fare proprio gli spettacoli, però ti parlo che avevo 17-18 anni, tu immagini, la voce non era neanche ancora formata, quindi si bazzica veramente da tanti anni, poi c'è stata la scuola di teatro e di cinema a Roma, ma parliamo di tanti anni fa, e poi un po' il percorso che hanno fatto tutti, insomma. Però bisogna anche dire, fare un altro inciso, il tuo mentore, il regista che più di tutti ha incassato, parlo di Gennaro Nunziante. Beh, un grandissimo Gennaro Nunziante, io ho avuto la fortuna di cominciare a lavorare proprio con lui a Telenorma, con i mitici Tiettata, cioè Emilio Solfrizzi e Antonio Stornaiolo, che oltretutto è in questo film.
E beh sì, Gennaro ha quei tocchi di genialità che hanno sempre insomma, caratterizzato il suo modo di vedere le cose, e le ha riportate sia nei programmi televisivi che faceva con Tutti e Tre da Telenorma e poi nel cinema con vabbè, diciamo successi a dir poco, cioè con Checco Zalone, Farese, campione d'incasso, ragazzi, mica Gennaro non si è un grande. Ho notato che ultimamente ti sta accompagnando una presenza, un certo Spugne. Sì, deve, certo, da un po' di tempo c'è Spugna che è un Boston Terrier carinissimo, sì, sì, è il nostro Spugna che però si diverte a fare ogni tanto a striscia il TG dello spreco, è carino, sta lì, sì, bellissimo. Ora che si è pronunciata questa tua versatilità anche sul grande schermo, c'è un obiettivo che ti sei posto dove tu puoi raggiungere la tua massima compiutezza? Ma guarda, io da sempre mi piace fare tante cose, ma anche prepararmi. A me piace molto il cinema, lo faccio con passione, con amore, ci prepariamo. Mi piace molto la TV, mi piace la regia, mi piace anche scrivere e buttare giù delle idee, ma lo faccio da sempre questo, al di là di come uno può essere conosciuto. È una cosa che mi piace, insomma, le diverse forme dell'arte mi piacciono tutte. Ma sì, sperimentare un po' tutto, cercando di farlo sempre al meglio, sempre al meglio. Però guarda, secondo me al di là di tutto degli obiettivi che poi se uno vuole li raggiunge. Il cinema è una cosa che a me piace molto, quindi continuare anche in quest'altra forma artistica, perché no? Però devi essere mosso secondo me da una cosa fortissima innanzitutto, che è la passione per quello che fai. Perché si chiama identità, no? È difficile. Questo ruolo in questo film, Nome e Cognome, questo film d'impatto, non è anche più di denuncia d'inchiesta, ma il forte impegno civile che narra un'altra Italia, no? Una verità vera, anziché di essere occulta, come spesso succede, dove siamo un po' tutti prigionieri dell'omertà, no? Di questo potere appunto occulto, che non solo istituzionale, ma anche a questo punto della malavita. Sì, e la domanda qual è? secca. Come ti sei sentito lavorare sul set con la Cuscinotta e all'interno di questo film che ha questi equilibri sottili molto forti dalla denuncia civile? Beh, con la Cuscinotta mi sono sentito benissimo, prima perché è una bellissima donna, oltre che essere una grandissima professionista, ma anche con Enrico Loverso, quindi essendo il mio debutto nel cinema, il mio primo film, cominciare con dei nomi così è bellissimo, sono contentissimo. Poi il mio ruolo è piccolino ma significativo, nel senso che te lo ricordi nel film, è il ruolo di un commissario di polizia che decide di aiutare il protagonista a combattere quella che oggi è definita la nuova mafia. E cioè oggi il business sono nelle discariche, dei rifiuti, quello è oggi il nuovo, perché il film parla di questo. I protagonisti però sono protagonisti positivi, sono personaggi positivi. C'è questo giornalista interpretato da Enrico Loverso che insieme a un gruppo di giovani giornalisti decidono di fare i nomi e i cognomi, insomma, sul giornale, quindi dare molto fastidio. Quanto Striscia ti ha aiutato a osservare le regole, no? Forse prima eri un po' più disattento, ecco, penso alla segnaletica per esempio. Assolutamente, guarda, Striscia è un ottimo insegnamento anche per noi stessi che facciamo il programma, almeno io lo faccio da tantissimi anni, pensate 18 anni, quindi è un po' tutta una famiglia. Serve assolutamente a far rispettare le regole, o meglio a capire un po' come comportarsi, sempre chiaramente senza assolutamente puntare il dito, fare la morale. E anche per questo è definito varietà, proprio perché insomma ci mettiamo anche un po' d'allegria. Tu sei un personaggio anche molto vicino al sociale, no? Molto. Testimonial per la Lega contro i tumori, hai fatto lo spot di adozione a distanza, sì. Dove lì veramente c'è uno spaccato di vita e che ti tempra molto. Beh sì, siamo stati in Eritrea a girare lo spot e devo dire, quando siamo partiti non immaginavamo quello che poi sarebbe stato stare sul posto, vedere quei bambini, cioè rendersi conto della realtà, perché tu comunque andavi a fare un lavoro, alla fine diciamo la verità, anche tra virgolette artistico, ovviamente sempre tenendo presente che parli di tematiche importanti, però poi quando ci vai e guardi e tocchi con mano, dici, hai la certezza che quello che stai facendo l'hai fatto, stai facendo bene, insomma.
perché poi quando si fa il sociale, sai, anche dietro al sociale bisogna stare molto attenti. Io perlomeno cerco di dare la mia immagine a associazioni che sono ovviamente serissime, perché non si sa mai di questi temi. Allora, Mingo, io mi travesto da Fabio, tu dai la linea ai nostri telespettatori della trasmissione, i protagonisti. Il barone. Il barone, ragazzi, allora, da questo meraviglioso posto, che è Sorrento ovviamente, Mingo e il barone, a voi studio. Ciao. Grazie. Gentili telespettatori dei protagonisti, in occasione della 37esima edizione della giornata professionale del cinema di Sorrento, nel parterre ai margini dell'anteprima, nomi e cognomi, opera prima di Sebastiano Rizzo, abbiamo incontrato il cantautore campano, lui è Federico Salvatore. Ciao e benvenuto. Buonasera, buonasera a voi. Allora, Federico, Sorrento quest'anno, 37esima edizione, omaggia due cittadini onorari, il compianto cantautore bolognese Lucio Dalla attraverso il corto Senza Lucio, film documentario di Mario Sesti con la voce narrante di Marco Alemanno, che non è un biopic puro, non è, nel senso, non è una raccolta cronologica di tutto quello che è il suo vissuto, ma bensì una collezione di immagini statiche, dinamiche su quello che ha lasciato il cantautore partenopeo. Che eredità artistica lascia e se c'è un aneddoto che ti lega a lui? Due in particolare. Il primo, diciamo che i Natali di Federico e Salvatore, una canzone, nasceva sul 4 marzo 1943 come metrica musicale, e quindi già questo mi accomuna come spirito al grande, che io sono cresciuto con la musica di Dalla, di De André, di De Gregori e dei cantautori degli anni 70, Giorgio Gaber, e mi hanno formato. Il particolare, la mia ultima apparizione in Rai è stata al programma di Vietato Funari con il compianto Gianfranco Funari, e io presentai in quell'occasione il pezzo che ha segnato la svolta della mia, da cantacabarettista a cantattore, presentai Se io fossi San Gennaro, e con grande gioia, orgoglio e lusinga Lucio mi ha inseguito nei camerini e disse: devo stringerti la mano. Per me è stato uno dei più grandi momenti emozionali, forse molto più di quello che ho vissuto a Sanremo. Tu hai una dote che ti accomuna a lui, la versatilità. Lui riusciva a sperimentare ritmi, chiavi musicali, passava, lui era nato jazzista, poi è passato alla beat, appunto alla canzone d'autore per arrivare alla melodia, no? Nel suo caso, DNA o professionalità? Io penso, o incoscienza? Io penso, no, un pizzico di incoscienza per chi è artista, non per chi è operatore dello spettacolo. Lucio resta un grande artista, però talento grande. Poi chiaramente la professionalità viene con gli anni, con l'esperienza, però credo che il dono che arriva dall'alto, che è stato dato a Lucio, e oltretutto poi Lucio ha lasciato, nel momento in cui la canzone napoletana, la vera canzone napoletana è finita, lui c'è stato l'ultimo che ha lasciato una melodia, penso, ineguagliabile. Grazie per il suggerimento. Poi qua stiamo nella città di Caruso, di Sorrento, no? Quel suo brano famoso. Chi ha inciso di più, secondo te, nella sua carriera artistica? Penso a Roversi, non so, collaborazioni importanti con De Gregori, con Morandi, ha avuto lui? Sempre di Lucio Dalla parlo. Dicevi? Chi ha inciso di più nella sua carriera, nella sua evoluzione a questo punto, secondo te? Quale personaggio? Ma io ricordo in particolare, c'è un disco a cui sono molto legato, quello, il duetto grande con Francesco De Gregori. C'è un disco che Dalla, Banana Republic, siamo cresciuti. E sicuramente anche Enrico Roversi, voglio dire, è stato un grande compagno di viaggio di Lucio. La canzone che più ti appartiene di lui? Vabbè, se ne sono tante, in particolare Come profondo il mare, da cui io mi sono ispirato per scrivere una storia sul multiraziale che nasce sul fondo del mare, si chiama Il Totano e la Cozza, sul fondo del mare. Mi spingi in una riflessione, in questa tua profondità interiore, l'autoironia, quanto è importante per te? Beh, è importante perché un po', diciamo, l'autoironia è la chiave del napoletano, cioè noi riusciamo a essere comici nel dramma, quindi ci aiuta
a superare. Forse probabilmente io sono diventato un cantacabarettista, ma fondamentalmente io sono un timido. Vedete, pure mo in questo momento sono un attimo imbarazzato, no, perché mi ha accolto che stavo qua, no? Dice vieni un attimo, facciamo questa cosa con grande piacere, però vivo la mia popolarità in maniera molto non da presenzialista e quindi sono sempre abbastanza il palcoscenico invece mi dà quella forza, quella carica che supera, ma nel privato sono abbastanza tranquillo. Questo sai spesso a chi succede, a chi scrive? Sì, non probabile, io scrivo però nessuno mi risponde, questa è una battuta che potevo risparmiarmi data la serietà dell'intervista, però ti volevo dire, in questo tuo percorso c'è stato un momento buio, se c'è stato, e un momento di esaltazione invece, perché poi è un mondo, il tuo, quello dello showbiz, che in un attimo ci si può arrivare lassù, in un attimo ci si può cadere, nel senso i riflettori non ci sono più. No, sarò breve, io abbandono per un attimo, ho avuto 3 anni di grande assenza, perché il treno del cinema, prima ancora, era passato per me, poi delle fatalità la cosa non è andata in porto, quindi dopo 3 anni di assenza dai media, mi ero concentrato a scrivere un film con un grande oggi regista, sceneggiatore che è Fausto Brizzi, ho scritto un film e quindi dopo 3 anni io, trovandomi fuori dal sistema, dico ritorno sulla scena con Azrina, Nanna, e quindi avevo anche necessità, avendo avuto un precedente sanremese con un brano particolare sulla porta che anticipava un po' antesignano di tutti poi gli altri che sono arrivati i tempi. E quindi dico, e quindi è venuta fuori la vena cantautoriale e ho cominciato a scrivere dei progetti completamente diversi da Se io fossi San Gennaro, fare il napoletano stanca, vivo in questo momento un grande ritorno teatrale, sono 3 anni che giro, sono recentissima, dall'altra sera abbiamo chiuso questa presentazione di un musical che è andato inaspettatamente per 10 repliche sold out all'Augusteo insieme a Peppe Lanzetta, Pascià. E quindi dal 20 invece, dal 21, dall'11 al 21 dicembre sarò al Teatro Totò con questo mio nuovo progetto Teatro Canzone, dal titolo Noi Zitti Sotto, che è un tributo e un omaggio a un altro grande personaggio cinematografico, attore che è Massimo Troisi. Io ti considero un docente di sviluppo e di divulgazione della cultura, no? Soprattutto in un territorio che oggi va ripreso, rinnovato e riscattato come quello campano, no? Vedi, anche Siani farà un musical con Tommasini e Saldavinci, no? Successivo al nostro, sì, sarà. Questo, ecco, ti volevo dire, quanto è importante porre la cultura al centro della società, no? Ma io nel mio piccolo cerco, attraverso le cose che faccio, di ripristinare, se vogliamo, una memoria storica, soprattutto nei giovani, nella generazione dell'iPod e di internet. Questo è, diciamo, anche perché comunque ho deciso di non lasciare Napoli, anche nel momento di grande... Questo ti fa onore rispetto a tanti tuoi colleghi. Perché avevo la necessità proprio di... ho fatto tanto per arrivare e mo... anche se in una canzone, quando il grande Vittorio Salvetti mi portò in presenza di 200.000 napoletani in piazza del Plebiscito, io cantai una canzone dal titolo Napolitudine, dove cantavo chi si è vista, ma perché sono tornata, io mi sento turisti in da città dove sono nato. Questa era la mia grande amarezza. Infatti spesso ci si rischia di rimanere strani per chi coltiva l'arte da sempre, come nel tuo caso. Abbiamo parlato di progetti, abbiamo parlato della tua integrità, della tua identità. Un saluto a chi ci sta guardando la trasmissione, guarda caso, i protagonisti. E alla vecchia maniera, un saluto con il cuore da Federico e Salvatore. Federico vi dirà sempre è vero, Salvatore continuerà a recitare. Az. Sfuma, puoi sfumare. Abbiamo...